furono liberate dai partigiani. Era essenziale questo, perché questo era un mito anche di tutto il risorgimento. Diceva Mazzini, più della schiavitù, io temo la libertà donata dagli altri. E fu essenziale in quel caso che si potesse affermare il contributo essenziale della resistenza dei partigiani nella liberazione del nostro paese. C'è chi ha detto che in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di popolo, perché alcuni dicono erano pochi, erano, poi il discredito è continuato spesso. Ma se noi andiamo alla storia dell'Unità d'Italia, nemmeno nelle guerre di indipendenza e meno ancora nella Prima Guerra Mondiale ci sono stati tanti volontari come quelli che ci furono nella guerra partigiana. E lì è l'esempio della unità di tutto un popolo. Sotto questo profilo io vorrei farla una E fanno cadere la mannaia delle tasse e dei vincoli sia sui privati sia sugli enti pubblici, senza distinguere i buoni dai cattivi. Anche l'Europa, finora più attenta alle politiche economiche e finanziarie, che era un progetto politico di un lungo respiro, fatica a darsi regole condivise e solidali. In questo scenario non manca il coraggio di chi resiste e lotta ogni giorno. Sono le famiglie che con spirito solidale si sostengono tra generazioni e credono nella vita, nonostante tutto. Gli imprenditori che con grande fatica non si arrendono allo sfascio, anche i giovani che resistono alla precarietà, i volontari che si impegnano per il bene delle proprie comunità. Ecco la riforma, ecco che ritorna il termine resistenza, che richiama il bisogno di segnali positivi, che ridonino fiducia alla gente, semplifichino la vita quotidiana, facciano ripartire l'economia ed il lavoro, ridiano dignità alle persone, energia e forza al mondo imprenditoriale. È nostro preciso dovere, ed è utile ribadirlo proprio oggi, in questo preciso momento, tornare a pensare al bene collettivo. Questo è il significato della resistenza e questo è il significato della liberazione che nasce dalla resistenza. Noi abbiamo conquistato una dignità e abbiamo conquistato una credibilità internazionale perché c'è stato il sangue versato dei tanti partigiani. Potevamo star fermi, aspettare che gli alleati magari in un periodo più lungo ci liberassero, no, abbiamo deciso di fare anche noi la nostra parte. Ed è questo il senso profondo che ha fatto sì che l'Italia acquistasse nel giro di pochi anni, subito dopo la guerra, questo senso di grande dignità rispetto al mondo intero. E questo ce lo dobbiamo riconoscere, perché abbiamo fatto anche noi la nostra grande parte. Vedete, la guerra è se io muoio da partigiano, muoio se per me sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se per dire lassù in montagna, sotto l'ombra.